Comunque siamo a Piazza Farnese, una delle piazze più belle del mondo, non c'è bisogno di presentazioni. È lunedì, un lunedì di febbraio, maggior parte dei ristoranti sono chiusi, quindi la situazione di questa isola pedonale è anche migliore, molto migliore rispetto alla media. Facciamo la conta delle auto dietro di sosta. 1, 2, 3, 4 e 5. Naturalmente con ben esposto il simbolo degli handicappati, se gli handicappati vengono a Piazza Farnese a parcheggiare. Siamo a 5, beh, inutile dire, questo è il Palazzo Farnese, ecco qui la macchina numero 6, 7 e 8 laggiù sull'angolo. La macchina numero 9, qui sotto questo palazzo i cui dipendenti ignorano di affacciare su un'isola pedonale, evidentemente sono i cui abitanti, evidentemente sono loro proprio a parcheggiare, ce ne sono altre 3, quindi siamo a 12 macchine, lunedì alle 8, a Piazza Farnese a febbraio, giorno di scarsa affluenza, giorno in cui quasi nessuno esce, le strade sono deserte, non c'è nessuno in giro, insomma, questa è la situazione. Ci si domanda perché l'ambasciata francese, che ha in consegna questo fantastico palazzo e di conseguenza la piazza, non si faccia sentire. Forse basterebbe veramente un minimo da parte loro per spingere l'amministrazione a evitare questo scempio, come si è cercato di fare a Piazza Navona. Attenzione, perché ci siamo dimenticati un'altra macchina, così possiamo fare l'amplen. È una Smart, una piccola Smart parcheggiata lì. Quindi rifacciamo il conto: 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12 e abbiamo fatto 13.